La notizia del diniego del sindaco di Marconi di patrocinare la proiezione del film Restaurato Roma città aperta organizzata da Lampi ha mosso anche il nipote del regista Alessandro Rossellini che ha deciso di scrivergli. La disturbo si legge solo per capire meglio la sua decisione. L'unico argomento che ho evinto è che il film non sarebbe in linea con il programma culturale dell'amministrazione. Assolutamente legittimo, si legge ancora, ma credo sia importante argomentare la decisione per evitare di alimentare il pensiero corrosivo che lei voglia prendere ufficialmente le distanze da un'opera cinematografica che tratta di guerra, liberazione, dell'inaudita sofferenza partita dai nostri compatrioti. Sono certo, scrive ancora Rossellini, che lei sarà d'accordo con me che la democrazia non ha colore. Quindi conclude: se potesse essere così gentile da spiegare la sua decisione, non solo le sarei assai grato, ma forse permetteremmo di allontanare da lei e dalla sua giunta l'idea di un comportamento revisionista e fascista. Questo mentre la CGL chiede a Romanello di ripensarci. Una scelta sbagliata che non si può giustificare con le linee culturali dell'amministrazione perché sarebbe molto grave se una rappresentazione così importante, premiata, eh, che ha alcuni valori ben precisi al suo interno, viene considerata distante dai valori costituzionali e dai valori che dovrebbe rappresentare un'amministrazione comunale. Quindi chiediamo al sindaco di rivedere questa scelta, di patrocinare l'evento e di difendere quei valori costituzionali che sono anche alla base della sua elezione. Una scelta grave sostiene Ampi, soprattutto per il messaggio che trasmette. Siamo in presenza di scelte di natura eh, grave dal punto di vista delle istituzioni politiche, perché sono scelte che non si rifanno alla Costituzione, queste sono scelte incostituzionali.